Scontro sulla sanità, il PD chiede le dimissioni di Riccardi, Saro e progetto FVG, ago della bilancia della maggioranza. Dimissioni subito per l'assessore regionale alla sanità Riccardi. A chiederlo è il segretario regionale del PD, Spitaleri. Aveva promesso di stravolgere la riforma sanitaria fatta da noi, ha detto Spitaleri, e così non sarà. Per questo deve farsi da parte. Anna Vitagliani. Fedriga, prenda atto che non può essere Riccardi a guidare questa controriforma. Chiedete proprio un nuovo assessore alla sanità? Un nuovo assessore alla sanità è necessario perché il programma del centrodestra è radicalmente cambiato. Non usa mezzi termini Salvatore Spitaleri, segretario regionale del PD che convoca la stampa e chiede al governatore Massimiliano Fedriga di mettere da parte l'assessore alla sanità, nonché suo vice Riccardo Riccardi, dopo la presentazione del progetto di riforma sanitaria che, secondo Spitaleri, non si discosterebbe molto dalla riforma in atto Serracchiani-Telesca. Riccardi è stato sbugiardato dopo 5 anni di opposizione in cui riteneva che bisognasse dividere ospedale e territorio dal presidente Fedriga, dalla sua maggioranza, da tutti gli operatori in tutti gli incontri. Ora non può essere Riccardi quello che scrive la riforma, quello che la attua, quello che controlla, quello che fa le nomine. Secondo Spitaleri il progetto presentato è pura cosmesi e l'agenzia zero che dovrebbe uniformare le pratiche burocratiche tra tutti gli ospedali era prevista anche dalla riforma precedente ma non attuata perché osteggiata proprio da Riccardi e Tondo. Spitaleri ricorda la battaglia di Riccardi per la chiusura del punto nascita di Ratisana, ma di questo dice non si è più parlato. Il segretario uscente, che conferma la volontà di farsi da parte e annuncia l'avvio della fase congressuale, le prime candidature si avranno la prossima settimana, ricorda a Fedriga di difendere cittadini e imprese di questa regione dalle scelte del governo giallo-verde riguardo al DEF, a rischio, dice, investimenti, accesso al credito, relazioni internazionali. E di sanità si è parlato anche a Gorizia nell'incontro organizzato da Progetto FVG. La nuova forza politica guidata da Ferruccio Saro sta raccogliendo le adesioni di diversi esponenti politici goriziani e si pone quindi come ago della bilancia nelle scelte strategiche per il territorio isontino. Maurizio Merbar. La convention goriziana di Progetto FVG porta alla luce i nuovi assetti politici nel capoluogo isontino e affronta l'attualissimo tema della riforma sanitaria. Dopo l'accorpamento con la Bassa Friulana in epoca Serracchiani, ora si prospetta un'azienda unica con Trieste, ma gli squilibri preoccupano. A Gorizia l'azienda è in attivo per 5 milioni, a Trieste il passivo si aggira sui 13. Faremo delle norme finanziarie che tuteleranno sia Gorizia che Monfalcone sul piano finanziario e tuteleremo sicuramente tutti i punti di eccellenza che oggi sono presenti sia a Gorizia che a Monfalcone. Quindi questo pericolo che Trieste recuperi risorse oggi destinate a Gorizia non c'è. Intanto Progetto FVG a Gorizia registra negli ultimi mesi l'adesione di 5 consiglieri comunali, Stasi dal Popolo di Gorizia, Piscopo e Picariello da Aiutiamo Gorizia, Ferrari da Forza Italia e Ciotta da Forza Gorizia. Inoltre c'è anche l'assessore De Sarno da Aiutiamo Gorizia e nel direttivo l'ex segretario cittadino del PD Rota. Sintomatico quindi che il sindaco Rodolfo Ziberna sieda in prima fila. Siamo punto di riferimento di un'area ampia che oggi non si riconosce nell'attuale sistema dei partiti e quindi Gorizia è uno dei punti dove stiamo avendo tantissime adesioni, così sta succedendo un po' in tutta la regione. Ma il coordinatore regionale di Progetto FVG Ferruccio Saro smentisce le voci che lo danno come vero regista della politica regionale. Con la mia esperienza cercherò di fare tutto il possibile per aiutare il presidente Fedriga, l'attuale giunta, l'attuale amministrazione a avere successo e a risolvere i tanti problemi che purtroppo sono stati lasciati dalle precedenti amministrazioni regionali.